Diciamo che sono molto contento di come abbiamo giocato, ma soprattutto anche del clima che si è notato in campo. Una grande motivazione, uno spirito di solidarietà tra i giocatori incredibile, in ogni momento traspariva anche dalle immagini TV. Unito al bel gioco ci fa sperare, perché abbiamo fatto il massimo. È vero che la Lettonia aveva dei problemi, ma noi con lo scarto di gol abbiamo dimostrato di aver colto il massimo possibile, e ora nella partita di ritorno vogliamo completare l'opera, perché secondo noi stiamo facendo un bel lavoro e i risultati aiutano a confermarlo. In questi giorni peraltro avete avuto la possibilità di lavorare praticamente fino alla fine nella casa della pallamano, fino alla fine a Chieti. Diciamo che si sono create le condizioni migliori per raggiungere la Lettonia in serenità e per affrontare questa partita anche mentalmente nel modo migliore. Sì, infatti ne abbiamo parlato stamattina. Ci sono dei fattori che chiaramente non saranno favorevoli come qui a Chieti, probabilmente è uno di questi, appunto, che qui ci sentiamo a casa, usciamo praticamente in ciabatte dall'albergo. Invece dovremo affrontare una trasferta, degli arbitri differenti, un clima differente, sottoposti ancora a dei test da parte delle autorità della Lettonia. Saranno situazioni diverse, non più favorevoli di quelle che abbiamo avuto in casa, ma vi ho detto ai ragazzi che abbiamo dimostrato un gioco che può vincere sia con tutta la formazione della Lettonia al completo e anche con queste avversità. Hai già dato un'occhiata agli altri risultati del girone con Norvegia e Bielorussia, che si sono un po' pestate i piedi? Sì, le ho scaricate stamattina le partite, perché poi dalla prossima settimana ci penseremo alla Bielorussia. Veniamo lavorando da tantissimo tempo su questo aspetto. Abbiamo fatto una bellissima partita, però secondo me ci troveremo tutta un'altra squadra in Lettonia, quindi bisogna essere super concentrati. Grande ritmo, grande velocità saranno ancora le armi di questa Italia. Sì, soprattutto la velocità, la rimessa veloce, la seconda, terza fase, quello che ci chiedono gli allenatori, quindi noi metteremo tutto del nostro per portarci una vittoria nuovamente. Durante la partita ti abbiamo quasi visto teleguidare i compagni, soprattutto quelli più giovani, tu che sei un centrale di grande esperienza. Insomma, che idea ti sei fatto di questi ragazzi così giovani? No, vabbè, vengono, loro ci lavorano con noi da tantissimo tempo, non sono una sorpresa. Oggi magari si sono confermati quando conta. Tommy, ma anche Nicolò, anche Oli, sono tutti ragazzi che hanno posto qui, che sono il futuro della nostra nazionale, quindi bisogna aiutarli, ma soprattutto bisogna farli giocare, perché hanno dimostrato che riescono e possono fare bellissime cose.